Ma le immagini già ci riportano al giro del Lazio. E sui campi di Annibale, in un tratto di pendenza davvero ripida, Richard e Piepoli se ne vanno. Nessuno resiste nella loro scia. Sono i grandi protagonisti di giornata. Pondriest, Chiappucci. Sono tutti sconfitti, sconfitti da lontano. E sul traguardo romano, come previsto, il CT Martini darà l'elenco dei 14 azzurri, 12 titolari e 2 riserve per l'avventura iridata in Colombia. Eccoli, Gianni Bugno campione d'Italia, e poi Chiappucci, Casagrande, Cassani, Colagé, Pondriest, Paresin, Pantani, Piepoli, Lanfranchi, Gotti, Pelliccioli, Della Santa e Delli. Auguri a tutti per l'avventura in Colombia. Nel finale, al Giro del Lazio, Richard e Piepoli, quasi sempre lo svizzero in testa e Piepoli a ruota sul circuito Le Terme di Caracalla, vanno a giocarsi il successo in una classica davvero prestigiosa. Niente da fare per gli inseguitori, li vediamo ancora. Richard è scatenato, ha già vinto 2 anni fa su quel traguardo e proprio a ridosso del traguardo se ne va. Attacca in un tratto di leggera salita, sul bagnato. Piepoli è battuto, non rischia più di tanto e Pascal Richard, ancora e sempre un uomo di Ferretti del clan MG, va a vincere per distacco il Giro del Lazio.